Due giorni rimasti e uno solo per Bit. Questo è l'ultimo. Ehi, questo è... L'incrocio! L'incrocio pedonale! È passato un altro giorno! Oh, diavolo, no! Non può essere vero! Che giorno è? Ehi, calmati! È il giorno 6, no! Calmati, ho detto, abbiamo ancora tempo! Cavolo! Ehi, non abbiamo tempo per gli esaurimenti nervosi! Io sono umano! Se la Vergine di Ferro diceva il vero, oggi è il giorno in cui diventerà fantasma per davvero, amico! Dobbiamo comunque provare. Ah, sì? Andiamo dal signor Anekoma. Dove? Ah, già, Cat Street. Non ci abbiamo ancora guardato là. Ok, bene, Faccia di Ferro sarà lì. Me lo sento, io non me ne vado senza combattere. Dai! Il signor H. Devo arrivare in fondo a questa storia. Per avere la certezza che lui non è il compositore. Ma come glielo chiedo? Presto, 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 muoviti! Sto arrivando, sto arrivando. Anche perché prima, in realtà, io vorrei tornare di nuovo dove eravamo prima. Allora, torniamo un attimo qui. Dobbiamo ricomprare l'argento? Non mi ricordo, era l'argento? Vabbè, compriamone due per sicurezza. Ecco qua. E cambiamo la tavola con questa qua. Perfetto, grazie. Bit fusione duratura. Ah, un altro, che culo. Bit calcio volante. Tasso di trovamenti aumenta, non male. Allora, la felpa ha più statistiche della maglietta, solo che la maglietta fusione duratura di più. Quindi ovviamente terrei la maglietta. Ancora, che palle, basta. Madonna mia, basta. Che palle sti incontri casuali. Ehi, il principino, sarà stato anche lui posseduto? Per riparare gli innumerevoli torti del giorni nostri, facciamo splendere una luce della redenzione. Che questo luogo possa diventare come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Ovviamente, principino. Oh, eccoli qua, gli stivali rossi da cowboy. Ho appena comprato questa spilla senza brand e vorrei vedere cosa fa. Anche se a leggere adesso che fa attacco 50 non è che mi convinca molto, però vediamo come se la cava. Ah, oddio, fa la stessa roba... Fa la stessa roba della scarica, solo che tocca rapidamente. Non è granché, peccato. Certo, ti permette comunque di andare in combo con Bit, però... Vero, avevamo ottenuto anche questa qua. Premi uno spazio vuoto durata un utilizzo. Premi uno spazio vuoto spruzzare scintille ad ampio raggio. Infligge danno a contatto e può evolversi. 82 di danno. Vediamo. Si evolve utilizzandola. Non riesco a farla funzionare. Non capisco se sono io che sbaglio o cosa. Ok, premi uno spazio vuoto, quindi in teoria è tieni premuto, giusto? Ok, interessante. È un fuoco d'artificio. Sostanzialmente piazzi una bomba. In sostanza potrebbe essere buona. Se aumentiamo gli utilizzi potrebbe essere interessante quella spilla. Non è... una nuova spilla, la talpa. Non è sicuramente la prima scelta, ma... Sai cosa? Allora, intanto che non ci sono nemici grossi, ti tolgo questa qua che cura. Vediamo cosa fa la talpa. Tocca uno spazio vuoto, 94 di danno, 5 utilizzi. Esploderà dopo un dato lasso di tempo. Ah, 12 secondi. È sostanzialmente l'evoluzione di questa. Si riattiva dopo 12 secondi, questa dopo 6 secondi. Però questa ha già 5 utilizzi. Però ho già una spilla demone che è questa qua. Allora, ti dirò che in realtà non è male. Non è assolutamente male. Però questa è troppo importante per poterla togliere per ora. È troppo importante. Con la build attuale di Bit non possiamo togliere una spilla del genere, veramente. Non possiamo togliere. Anche voi due, vero? Non possiamo toglierla. Per riparare gli innumerevoli torti dei giorni nostri, facciamo splendere la luce della vera redenzione. Che questo luogo possa diventare come il paradiso. Che mondo meraviglioso sarebbe. Ah, ragazzini. Eccolo qua il mio amico. Una nuova. Psicocinesi colpisce un ostacolo con un fendente. Dannazione. Non è sicuramente ottima, ma dovrò comprarla. Grazie. Ah, sorella cara. Ho ricalco e materia oscura,
Lo ricalco non è più un problema, lo possiamo craftare. La materia oscura non ho idea di dove si trovi. Ma tu sostanzialmente sei una rivenditrice dello stesso che c'ha di là il tizio. Vabbè, grazie sorella. Hai dei funghetti nuovi. Il tasso di ritrovamenti aumenterà di 1. Wow. Comunque non è male. Cioè, se vuoi aumentare la roba, sicuramente è da tenere da parte. Certo, quel prezzo è un filino eccessivo, amico. Però capisco anche le tue motivazioni. Per 2 tectiti mi dai 5 yen, tu, eh? Ma perché non mi date i 10? Che è più facile da ottenere, è più difficile da ottenere. Allora, tu volevi gli stivali rossi l'altra volta, che erano questi, e vuoi 2 cristalli stupendi. A questo punto, quasi quasi, la prossima volta che ne trovo 2 te li metto da parte. Sì, grazie. Che poi per fare un anello gli stivali rossi. Ok. Basta con questi incontri casuali delle palle. Mamma mia, che palle. Quanti incontri randomici. Allora, il coniglio è salito a 116 di danno, però è rimasto a 5 di utilizzo. Non è male assolutamente, ma a questo punto tanto vale continuare a usare questo. A più utilizzi si ricarica comunque abbastanza velocemente e il nemico lo colpisce sicuro. Tra l'altro, a livello di storia, in teoria, se io mettessi questa spilla mi dovrebbe succedere qualcosa. A livello di gameplay non credo cambi nulla. Questo ancora poco si evolve, quindi non penso di continuare ad utilizzarlo. Perché l'esplosione sì è buona, ma va in conflitto con un po' di spille che abbiamo. Perfetto, la spilla si è evoluta. 87 di danno, sempre 3 utilizzi. Ok, non è comunque il meglio, ma non è una merda. Sapete che siamo comunque nelle fasi avanzate di gioco e credo che il flamingo in questo momento sia meglio della balena, perché ci cura più velocemente. Cosa? Un'altra barriera distrutta. Wow, amico, questa è messa anche peggio. Chiunque fosse era diretto a Cat Street. Allora deve essere stato l'amico di H, che tornava al suo covo. Senti, smetti di immaginare le cose, non serve. Una volta che avremo parlato, tutto si chiarirà. Va bene, amico, ma sbrighiamoci. E allora vediamo questo amico del signor H. Cos'hai di nuovo? Lapide. Colpisce un nemico con un fendente. Verticale verso il basso si teletrasporta. Stesso effetto del canguro, insomma. Signor H, dove sei? Eccolo qua. Ma che diavolo? Chi ha ristrutturato qui? Questo posto è un casino, io. Credi che sia stato il re del caffè? Perché avrebbe dovuto mettere al suo quadro il suo bar. Forse è stato attaccato. Zio, io non ci capisco niente. Questo posto è deserto. Sono stufo di questa storia. Voglio dire, cosa sta succedendo? Io... La spaccamuri stava cercando il signor H. Faccia di ferro! Credi che sia stata lei a spaccare tutto? No. Ha detto che sarebbe rimasta in un solo posto tutta la settimana. Ma fosse qui, non avrebbe potuto spaccare tutte le altre barriere. Chi allora? Non so. Qualcun altro? Io, dobbiamo trovare un indizio. Ma certo, la macchina fotografica. Cosa? Quel coso che ho usato ieri? Cos'è? Mi fa scattare foto del passato. Wow, che figata, zio! 2 giorni fa la barriera del parco Miyashita era ancora su. Significa che qualsiasi cosa sia successa qui è avvenuta... Yo, fammi fare una foto! Ehi, ehi! Cic, aspetta, non... Fermati! Eh? Yo, Deku, credo sia rotto. La macchina funziona solo 3 volte al giorno. Ma quindi... 3 foto al giorno. Ah! Potevi dirlo prima! Già, come se avessi avuto il tempo di reagire. Cavoli! Non ho beccato niente, che spreco! Eh? Yo, Neku, guarda qui! Ehi, ma quello... Il signor H, cosa sta facendo? Sta nascondendo qualcosa! Guardiamo lì! Yo, è una spilla chiave! Una spilla chiave? Per cosa? Non ho mai visto una così, amico. Beh, abbiamo già guardato dappertutto, tranne che in un posto. Il fiume di Shibuya. Deve essere lì che si nasconde la Vergine di Ferro. Ha scelto una barriera che non potevamo rompere. Sapevo che era una subdola, yo. Eh? Ehi, c'è qualcosa nella busta. Una lettera. Una lettera al signor H. Restare in vita in questa Shibuya dipende solo da una cosa semplice. Godersi l'attimo senza rimorsi, che sia oscuro o che sia luminoso. Beh, al momento direi che è piuttosto oscuro. Signor H. Yo, ci ha lasciato una lettera e una spilla per un motivo. Vuole che andiamo al fiume, ehi? Ok, allora. Wow, che aspettiamo? Troviamo Faccia di Ferro, salviamo Rhyme e asfaltiamo il compositore.
Andare al fiume. C'è dell'altro. Perché il signor H ha la chiave? Cosa vuole che faccia? Mi sta mandando al fiume? O mi sta chiamando lì? E a quale scopo? Perché il signor H? 10.000 yen, 10.000 yen. Oh, che palle, basta con questi incontri. Non c'è un repellente. Oh, eccoti qua, ti ho trovato. Tu eri il mio obiettivo di oggi. Minchia, che male. Ecco fatto. Mi serve una spilla che tu hai. Vediamo se abbiamo ottenuto quello che volevo. Yes, l'abbiamo ottenuto. Questa spilla, torre del tuono. Dannazione. Quindi mettiamola subito nella lista di quelle da far evolvere. 3 livelli, vediamo quanto ci vuole. Molto lenta. Che novità. Come se fossero veloci le spille ad evolversi. Sono sicuro che basterebbe fare come altre console, ovvero spegnere, cambiare la data nella console e ritornare. Il punto è che non so se funziona qua sulla Switch. Oh, ma guarda un po'. Cosa c'è? Cosa diavolo è quella pila di rifiuti? Pila? No! Eh sì, ragazzi! Sono tornato! Questa spazzatura è tornata. Mi sono mancato? Etto Pascal con la zucca vuota. Il tristo raccoglitore. Etto cosa? Che lingua parla questo tizio? Sei vivo? Zeta regolare. Avevo calcolato tutto dal primo passo. L'attacco adoperato per friggere il tuo partner l'ho usato solo per un motivo. Il tuo corpo. Questo? Questo è il mio ultimo capolavoro. Lo chiamo me stesso. Sta zecca si è trasformata in un tabù, io! L'attacco che ho usato mi ha cancellato, sì. Ma sei tornato. Sono stato riprodotto al sigillo di raffinazione in questo. Questo corpo, questo potere. Tutto grazie alla magia dello psicoanimazione tabù. Quindi sei tu che hai fatto quei segni di bruciature. E ora il frantuma numeri è tornato. Con un potere che rivaleggia anche con quello del compositore. Starai scherzando? È per questo che sei diventato un tabù. Abbi un po' di buonsenso, io. Il buonsenso è spazzatura. Crunch! Lo aggiungerò al mucchio. Importa solo la mia bellezza. Rinascere dal sigillo era parte dell'equazione. Questo diventare tabù è stato inaspettato. Ma funziona. Sarò un compositore nuovo impressionante. Aspetta. Sei stato il Wildcat. Già, ma era vuoto però. Dove sarà andato? Voi lo sapete, vero? Ditemelo. Non ne abbiamo idea. In questo caso, a che servite? Attenzione, Zeri! Ora morirete per una giusta causa! La mia! Wow, si è tirato indietro i capelli. Questa battaglia è anche inutile combatterla, in realtà, lo so già. Colpisci, 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 colpisci. Oh, ehi, wait. Calmo. Non gli stiamo facendo danno, ovviamente. No, non è vero, in realtà. In realtà gli stiamo facendo danno. Però il ciccino si continua a curare e teletrasportare. Hai rotto un po' le palle? Ah. Più lo colpisci, più lui si teletrasporta. Lo fa apposta, eh. Credo che l'unico attacco che possa utilizzare in questo momento sia proprio questo. Hai rotto le palle, smettila di muoverti, bastardo! Colpi Neku. Porca di quella miseria. Prepare to
vector. Set us slow. You're out of your vector. Set us slow. You're out of your vector. Set us slow. You're out of your vector. Sei buono, smetti di muoverti, maledetto. Allora, uno mi chiede se a questo punto abbia senso continuare la battaglia, sapendo che in teoria noi dovremmo essere sconfitti, visto che lui continua a muoversi. Però ehi, 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 ehi. Ui, calmo. Madonna mia, che nervoso che mi sta dando. Oh, e l'abbiamo colpito qua almeno coi fulmini. Mi chiedo se sia possibile vincere a questo punto, Dai. Donna mia, che nervoso che mi sta dando. Stai buono. Devo colpirti in qualche modo, no? Colpisci, recupero. Se riusciamo a almeno ad arrivare alla zona verde. Secondo me qualcosa succede, tipo che ci ammazza con un colpo. Dai. Dai. Donna mia. Dove sei? Preso. No, che stupido. Ok. Calmo, questo. Questi via. Questi via. Perfetto, questi via, questo via. Questo via, questo via. Vabbè, non sarà tanto, però 4.3 è qualcosa, dai. Meno l'abbiamo colpito. Anche se ho il dubbio che, secondo me, non prenderà danno. Grande beat. Non me l'aspettavo. E abbiamo ottenuto una spilla nera. Attenzione. La materia oscura. Non posso dire nulla. Sono d'accordo. Però abbiamo vinto, è incredibile. Non mi aspettavo che saremmo dovuti morire. Cosa diavolo mangia questo? È così potente. Sopra ogni insalata ci aggiungo indromeli, tamarindo, assenzio. È la mia ricetta di potenza superiore. Stavolta, compositore, cadrai. E se ne va così. Yo, dove stai andando? Dai, amico, dobbiamo seguirlo. E se ci arriva prima lui di noi? Non ti preoccupare, non so dove deve andare. E poi l'abbiamo noi la chiave per il fiume. In ogni caso, è fregato. Va bene, allora. Ma amico, era tosto. Beh, ora ne sappiamo di più. Ha detto che il suo potere rivaleggia con quello del compositore. Cosa ti dice questo sul compositore? Yo, è una pazzia. Credi davvero che sia così forte? Sarà meglio che riusciamo a vincere, yo. Ti arrenderai se non ce la facciamo. Diavolo, no! Sto arrivando! Sto arrivando! Oh! Il fiume, il compositore, il signor H. Devo essere pronto per quello che troverò. Stride, chapter closed.